Dividere processi di management per produrre magari una leadership distribuita e trasformativa che generi collettività proattive che siano capaci insieme di produrre benessere, qualità di vita per tutti. E questo è il senso vero dell'inclusione intesa come coesione sociale, come complementarizzazione delle differenze. Questo è un esempio. Una rete di soggetti anche molto distanti e diversi tra di loro per alzare il livello di qualità dell'inclusione sociale. E questa è la sfida della complessità lanciata da confronto a più voci svoltosi al circolo della stampa. La prima parte del dibattito è stata dedicata al management imprenditoriale e associativo, il secondo momento di riflessione alla formazione, la terza e ultima parte al territorio. Il professore Maurizio Sibilio, prorettore e professore ordinario di didattica generale e pedagogia speciale presso l'Università di Salerno, si è soffermato sulla semplicità. Io penso che il tema sia legato a quattro parole chiave che sono quando si incontrano livelli diversi della società, delle istituzioni, di diversi attori. Il primo momento è il processo di comunicazione, perché ognuno comunica le proprie competenze, le proprie risorse in modo diverso. Il secondo è quello del confronto. Il terzo è quello della condivisione, il quarto è quello della coazione. Queste quattro C che ci accompagnano nell'incontro fra soggetti istituzionali possono spesso creare delle relazioni molto lontane fra loro, e la scienza ci dà questo tipo di indirizzo. Molto spesso alcune ricerche lontane da alcuni mondi, pensiamo alla medicina, pensiamo al rapporto fra tecnologia e medicina, la medicina è iniziata senza l'apporto tecnologico, oggi la medicina è alimentata dalle tecnologie. Allora l'incontro fra questi mondi credo possa aiutare un'interconnessione, però per camminare un po' insieme con anche dei percorsi di lungo periodo.